Per i pazienti disfagici, la somministrazione di farmaci rappresenta un'enorme difficoltà, tanto che gli operatori spesso devono effettuare delle manipolazioni ritenute non sicure. È per ovviare a questo che il gruppo di ricerca, coordinato dalla professoressa Giulia Bonacucina della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, ha ideato e brevettato una nuova ed innovativa formulazione in gel idonea e stabile per garantire e assicurare la possibilità di continuare la terapia farmacologica anche se il paziente ha sviluppato incapacità alla deglutizione, evitando manipolazione da parte dell'operatore ed eliminando i pericoli legati a perdita di principio attivo, contaminazione ed errori di dosaggio. Il nostro progetto, che è stato sviluppato sia come gruppo di ricerca la tecnica farmaceutica, sia in collaborazione con Pharma & Food Consulting, che è una spin-off universitaria, e anche in collaborazione con l'IRCA, ha portato allo sviluppo di un prodotto gelificato innovativo. Innovativo perché? Innanzitutto perché è possibile andare a disperdere direttamente le forme farmaceutiche originali all'interno del veicolo, quindi dell'acqua che poi verrà utilizzata per fare il gel, riducendo al minimo tutte le manipolazioni e le operazioni che generalmente l'operatore sanitario deve fare, riducendo quindi il rischio di perdite di principio attivo e anche di errori di dosaggio. Ma innovativo anche perché in realtà abbiamo constatato che non ci sono modifiche di rilascio alla cinetica del principio attivo e quindi nel finale anche dell'efficacia del principio attivo stesso. Questo progetto, questo prodotto è stato anche ed è oggetto di un brevetto che è stato concesso a marzo del 2020 e anche sottomesso a livello europeo. Non ci siamo fermati qui però, perché in realtà quello che abbiamo pensato è: e se riusciamo a automatizzare l'intero processo, quindi a creare un macchinario che in realtà produce questa forma farmaceutica finale e quindi riducendo ancora di più quelli che sono i rischi derivati ad esempio da una perdita di principio attivo durante l'operazione di manipolazione oppure all'errore umano, riducendo anche i tempi di preparazione. Questo è importante perché gli operatori sanitari sono sempre tanto impegnati e quindi in questo modo potrebbero dedicarsi ad altre attività, riducendo rischi e costi anche per l'operatore stesso, che si trova comunque spesso a manipolare principi attivi abbastanza pericolosi. E così adesso abbiamo fatto domanda di brevetto, quindi siamo in fase di brevettazione, ma anche in fase di prototipazione di questo macchinario che stiamo realizzando sempre in collaborazione con Pharma & Food Consulting. Non ci siamo fermati qui, perché poi abbiamo anche realizzato, sempre in collaborazione con Pharma & Food Consulting, operatori del settore sanitario, quindi farmacisti e ospedalieri e sviluppatori informatici, una piattaforma web-based. Praticamente un supporto informatico dove basta semplicemente fare l'accesso, un login e poi selezionare il farmaco di interesse per nome del principio attivo, per nome commerciale del medicinale oppure per il numeretto dell'AIC, dell'autorizzazione all'immissione in commercio che tale medicinale ha ottenuto, entrare nella scheda tecnica del medicinale, quindi caratteristiche del principio attivo, della forma farmaceutica, e c'è proprio, diciamo, tutta una serie di consigli sulla gestione della manipolazione di questo medicinale. Quindi è un supporto, una vera e propria guida per il medico prescrittore, ma anche per tutti i caregiver che si trovano quotidianamente ad affrontare la problematica della manipolazione di questi medicinali per la somministrazione in pazienti che hanno difficoltà di deglutizione.